Nuova edizione delle nostre breaking news con la rotatoria di Olmo al centro questa mattina della cronaca viaria. Protagonisti loro malgrado dell'episodio, i pendolari in ingresso in città provenienti dalla Val di Chiana. Un mezzo pesante in avaria ha causato problemi, portando poi anche al conseguente transito alternato. Riflettori che tornano dunque ad essere puntati sulla E78, sullo snodo di Olmo e dunque l'attenzione che deve rimanere alta. Cambiamo argomento, ci occupiamo adesso della notizia di queste ultime ore con l'acquisto da parte di Patrizio Bertelli della storica edicola di Piazza San Jacopo. Piero Scartoni non si è sottratto ai nostri microfoni e aspetta il patron di Prada per ringraziarlo e offrirgli un caffè. Infine, un'iniziativa che è in programma proprio per domani e per l'11 di maggio e riguarda la sicurezza stradale. Il piazzale antistante lo stadio si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di sicurezza stradale rivolto ai più piccoli che avranno, grazie a questa iniziativa promossa da ACI, la possibilità di mettersi alla guida, per molti di loro probabilmente la prima volta, di un vero e proprio kart. È tutto, per continuare a rimanere informati, seguite Teletruria.